Via il WWF da Torre Guaceto. La provocazione arriva dalla sezione dei comunisti di Carovigno che tornano alla carica sulla questione depuratore. Dopo la manifestazione dello scorso 6 gennaio a favore dell'attivazione dell'impianto, il segretario regionale Tonino Mosaico attacca in diretta il WWF nel corso dell'approfondimento di TR News, riproponendo la definizione di falsi ambientalisti. Chiediamo che d'ora in poi vengano rimossi i falsi ambientalisti da Torre Guaceto e che al posto loro si metta gente che realmente controlli il territorio. Hanno coperto l'inquinamento di depuratori vecchi e malfunzionanti, accusa Mosaico, e ora si accaniscono contro un impianto circondariale di ultima generazione come quello di Carovigno, che risolverebbe i problemi del territorio. Nel primo caso, incalza, un silenzio che va spiegato alla magistratura. Questo dovrebbero spiegarlo e secondo noi devono spiegarlo alla magistratura perché li denunceremo. C'è un inutile accanimento nei confronti del WWF, replica il vicepresidente Mauro Sasso. Mosaico ha sbagliato bersaglio e da uomo di sinistra dovrebbe giudicare i politici di riferimento che si occupano dei depuratori pugliesi. Una palese frecciatina nei confronti dell'assessore Fabiano Amati, criticato duramente. Sicuramente ha sbagliato il tiro, dovrebbe rivolgersi verso probabilmente chi gestisce direttamente il discorso dei depuratori, ovvero l'AQP. Se non proprio il suo assessore di riferimento che è Amati. Al centro della polemica, lo ricordiamo, c'è l'ipotesi di scarico delle acque reflue del depuratore nell'area protetta di Torre Guaceto, alla quale si oppone da sempre il WWF. La nostra presenza, chiosa Sasso, è fondamentale per la tutela dell'oasi. Se viene a mancare il WWF, se viene a mancare il consorzio di Torre Guaceto, viene a mancare un presidio importante per la difesa di un patrimonio mondiale. Rispetto e di riserva della natura.